Buongiorno a tutti, siamo qui con Giovanni Boggiali, candidato alla presidenza della federazione. Per prima cosa, benvenuto Giovanni. Grazie, grazie mille. Allora, manca poco davvero, il 13 marzo è molto, molto vicino. La prima cosa che ti voglio chiedere è qual è la situazione attuale del rugby italiano? La situazione del rugby italiano attuale è quella di un malato, purtroppo, il quale ha nel suo corpo tutti gli anticorpi per reagire, a mio avviso, e quindi dobbiamo guardare le cose con ottimismo, fiducia e grinta, però è un malato, nel senso che, e io lo posso testimoniare sulla mia persona, per la mia esperienza proprio pratica nel mondo del rugby, io sono un 71. E ho cominciato giovane a occuparmi di un progetto territoriale. Era il 1999 quando ho bussato alle porte del Cesena Rugby per proporre questo accordo di franchigia, di lavorare sullo sviluppo del rugby e la semina del rugby in un territorio che è quello della Romagna. Allora c'era l'entusiasmo di tutti, l'abbiamo vissuto, era stato compiuto, il rugby si stava trasformando, professionismo, mondiali, entusiasmo, l'Italia di Grenoble che batte la Francia, e c'era grande entusiasmo. Noi abbiamo bruciato questo entusiasmo. In quegli anni lì, parlo dei primi anni 2000, l'Italia aveva, rugbistica, aveva l'opportunità grande di segnare, dimostrare che cosa poteva essere un'organizzazione italiana, delle tante istituzioni, le più grandi, le più piccole, parlo proprio dallo Stato al Comune, da una federazione a un'altra, se parliamo di sport. Il rugby ha avuto l'opportunità di segnare la differenza, di far vedere che cosa poteva essere un'Italia organizzata, che poteva stare dentro un mondo sportivo che ha dei valori grandi, non sono parole banali, e noi quell'opportunità l'abbiamo persa. Io oggi le persone che ho contattato 20 anni fa, madri, padri, persone più o meno che conoscevano o non conoscevano il rugby, che si sono entusiasmati, che hanno fondato il Ravenna Rugby, che hanno fondato club a Faenza, a Lugo, e poi abbiamo fatto questo club, e parlo di una realtà locale, ma per illustrare un mondo più generale. Noi le abbiamo deluse, e questa qui è la più grande sconfitta perché uno sport, tutti gli sport hanno valori, il rugby ha il suo set di valori che noi conosciamo e che sappiamo che sono forti, sono cose molto identitarie, molto forti. Quindi tu, quando le incarni e sei autentico riferimento al gioco e a quei valori propri di quel gioco e di quella comunità che è il rugby, tu su valori forti hai una spinta forte. Quando li tradisci, la caduta è molto più profonda. E noi abbiamo fatto questo. Stiamo vivendo questo momento qui. Troppa gente si sta allontanando, troppa gente ha assunto quell'abito di cinismo, come dire, sì, i valori, ma io invece continuo a crederci, se no non sarei ancora impegnato con tempo, denari e grattacapi di tutti i generi in questo nostro rugby. Ecco, noi quell'opportunità ce la siamo giocata, non è impossibile recuperarla, ma è il momento di dare un segno forte in quella direzione. Quindi prima di tutti i numeri, prima di tutti gli organigrammi, prima di tutti i nomi degli organigrammi e di qualsiasi altra cosa, noi dobbiamo essere fedeli con noi stessi, con il nostro rugby, e quindi bisogna dare proprio un colpo di reni in quella direzione, far capire che chi si mette in gioco ora, per cambiare le cose, per raddrizzarle, senza fare rivoluzioni o ghigliottine o cose del genere, perché poi siamo anche pochi, non sono tante le teste italiane del rugby che lo possono pensare e organizzare, devono dare un segno netto nella direzione del recupero della identità vera, autentica del nostro sport. 13 marzo, elezioni. Giovanni Boggiali vince le elezioni ed è il nuovo presidente della federazione. Quali sono le prime cose da fare? Cioè, nell'immediato, considerato anche, insomma, che veniamo da un periodo davvero disgraziato, quali sono le prime mosse di Boggiali presidente?
Sì, sarebbe facile risponderti, c'è il Covid, grande crisi, ci vogliono denari, ci vogliono stare vicino ai club, tutto vero e tutto sa da fare in quel senso lì. Ma la vera prima cosa si collega a quello che ti ho detto precedentemente. Cioè, la prima vera cosa è che ci sia una squadra di consiglio, chiunque è eletto o da che parte viene o da chi è sostenuto. Le elezioni sono un momento importante, ognuno ha le sue idee, ci sono le società che votano liberamente. Ottimo, chi è dentro quel consiglio lì? Il presidente ha il primo compito di far vedere che è cambiato il clima lì dentro. Noi abbiamo avuto gli 8 anni della presidenza uscente, che da questo punto di vista qui, secondo me, non ha fatto il lavoro che andava fatto. Non ci sono consiglieri nemici, avversari, anche se eletti da un'altra parte. Si chiamano tutti consiglieri perché devono essere parte dell'assunzione della responsabilità di consigliare il presidente nelle decisioni da prendere. E quindi nessuno, anche eletto dal peggior avversario di un'elezione, deve essere ritenuto bandito dal consorzio delle teste e delle idee da mettere in comune. Quel clima lì va cambiato perché è la testa del rugby italiano, il consiglio e il suo presidente, e la maniera collegiale per creare quello spirito che poi va diffuso sul territorio e all'interno delle strutture della federazione, quello spirito di cui parlavo prima, va creato innanzitutto dentro al Consiglio. Quindi un lavoro di relazioni umane fondamentale, non è una cosa che necessita di lungo periodo, ma se non fai la squadra, lo spogliatoio giusto, anche dentro al Consiglio della federazione e immediatamente attorno alle strutture, non puoi permetterti neanche di pensare che puoi incidere su tutte le altre funzioni che la federazione deve svolgere. Quindi una squadra amalgamata e coesa, rivolta allo sviluppo di un programma nei 4 anni di presidenza. E quindi, una volta creata questa squadra, qual è il programma di lavoro nel quadriennio, quindi diciamo a medio-lungo termine? Ora, come tu sai, noi siamo rimasti per anni, cioè noi, dopo questo pronti al cambiamento che io ho promosso all'indomani delle elezioni scorse, per continuare a ragionare di rugby, a star dentro le istituzioni rugbistiche, a starci dentro consapevolmente, informati, eccetera, eccetera, ha continuato a lavorare per un lungo periodo. Il programma che ne è scaturito è figlio ovviamente di tante riflessioni, tanto lavoro e anche tanto aggiornamento, perché anche il rugby è cambiato con abbastanza rapidità anche in questi 4 anni. Dunque, se tu hai letto il nostro programma, ci sono alcune cose che sono abbastanza importanti come proposte. Non lo sto a sviscerare tutto, ma ad esempio l'identificazione di aree che servono a strutturare un meccanismo di vicinanza maggiore e qualificata della federazione, dei servizi che una federazione può dare, tecnici, dirigenziali, di ricerca di finanziamenti anche locali, di relazione con le amministrazioni pubbliche che sono fondamentali per mettere dentro ai club, la vicinanza club, mondo della politica, quindi sindaci, quindi strutture comunali che sono quelle dove si svolge il rugby, perché in Italia non possiamo fare i confronti con la Gran Bretagna o dove il rugby si pratica nelle scuole, che sono a loro volta istituzioni spesso private che hanno un loro budget, che hanno un'organizzazione. Noi siamo un altro pianeta. Abbiamo i comuni, abbiamo i privati e il pubblico insieme, le strutture sono 90% e passa del pubblico, e con quel pubblico lì bisogna ragionare, riuscire ad andarsi a prendere i fondi e migliorare le strutture dei club. Ecco, questo aspetto qui della divisione in 8 aree managerializzate, scusate l'espressione che a me piace sempre meno andando avanti nella vita, ma è così. Questa managerializzazione diventa lo strumento fondamentale per tenere federazione vicino ai club. Per l'altra parte, che è l'alto livello, come sappiamo, è fondamentale oggi la parte professionistica, ma un compito completamente diverso da quello istituzionale della federazione, è quello della professionalizzazione vera delle nostre strutture di alto livello. E in quel caso lì, anche lì il nostro programma parla molto chiaro. Vogliamo in pratica stringere un po'
il discorso delle accademie, dello sviluppo che è stato fatto, mettere le squadre development di fianco alle due franchigie, sostenere le franchigie ancora di più, perché oggi anche in questa elezione, in questa campagna elettorale si sentono dire cose che secondo me sono molto pericolose per lo sviluppo di quell'area lì che è fondamentale, l'alto livello, cioè spostare le franchigie, toglierne una, non è possibile farlo in questo momento, noi abbiamo quelle cose lì, ce le dobbiamo tenere strette, le dobbiamo professionalizzare ancora di più per riuscire ad attaccarci a un livello decente, almeno competitivamente decente al professionismo. Non possiamo permetterci, nel frattempo, questo sul breve termine, nel frattempo bisogna poi cominciare una riflessione sull'ulteriore passaggio di questo mondo professionistico, ma oggi non è assolutamente possibile prescindere dalle strutture che bene o male, nel bene e nel male, abbiamo messo in campo. Ecco, questo sono alcuni tratti un po' più caratteristici, se vogliamo, poi se vuoi posso andare avanti molto di più.